scopriremo nuovi ingredienti, nuovi concetti e nuovi segreti sul pane e non solo, sempre con Ezio Marinato. Eccolo qua, il maestro panificatore amico di una vita. Io ho usato degli ingredienti che magari desteranno un po' di stupore, però sono una grande tradizione nella gastronomia italiana, che sono i sfilacci di cavallo. Poi ho del formaggio Castelmagno, ho del Piave, della rucola con cui farò un pesto, dei pinoli. Però qui il grande segreto ce l'hai tu. Qua la particolarità è la farina, Tritordeum. Ma c'è un nome latino? No, è un incrocio naturale di orzo selvatico e di grano. Veramente. Poi grazie a Molino Rachello, che presta attenzione a determinate cose, d'accordo, possiamo anche scoprire delle novità. Come svilupparlo, perfetto. Allora, guarda, io faccio una cosa. Velocemente tosto un po' i pinoli, perché in questo modo, Ezio, riesco a dargli un po' di croccantezza. Tu invece come procedi? Io invece, guarda, procedo in maniera diversa dal solito. La nostra farina, la nostra biga, sempre fatta con la stessa farina, d'accordo. Però questa non posso farla maturare e acidificare come quella che abbiamo fatto in precedenza. Bisogna dare meno tempo, perché è una farina con caratteristiche diverse. Ah, sì. Implica quindi l'attenzione diversa. Sia nell'impastamento, ma anche nella maturazione della biga, che deve essere un po' più corta, d'accordo? Altrimenti va in eccesso di acidità e poi ho delle problematiche. Ah, beh. La particolarità è cos'è? Metto tutto assieme, il sale, e poi bisogna sempre stare attenzione, fare attenzione a mettere il sale e il lievito assieme. Certo, non deve mai andare a contatto, ma io cosa faccio? Ho messo il sale da una parte, lo copro e metto il lievito dall'altra parte, perciò non succede niente, non prendete paura, non mi arrestano perché ho messo il sale e il lievito assieme. Nel frattempo io ho messo anche l'olio e andiamo a metterci l'acqua. Vede, tutto assieme. Perché qua voglio una consistenza piuttosto chiusa. Abbiamo visto nelle altre puntate gli impasti un po' aldeolati, ma adesso invece andiamo in cerca della sofficità, della morbidezza. Allora, abbassiamo la nostra macchina, aggiungiamo l'acqua. Adesso Ezio sta per far partire, come si chiama? Questo si chiama gancio. Lui fa partire il gancio, io invece a usare il pime. Ezio, mi dai una mano, mi verseresti un po' di olio? Certo. A filo. Nel frattempo, come sempre, dobbiamo aspettare che l'impasto prenda la giusta consistenza. È chiaro che ci vuole del tempo, 7, 8, 10 minuti. Non fatevi condizionare dal tempo, ma dobbiamo controllare la consistenza dell'impasto. Abbiamo sempre parlato di mettere in un contenitore leggermente unto, coperto, lontano da correnti d'aria, perché la pasta non deve fare la pellicina. È vero. Ok. Io invece oggi voglio far vedere cosa succede. Non l'ho coperta apposta, vedi che fa questa pellicina. È vero. Allora cosa succede? Sviluppa meno, d'accordo, perché gli fa da coperchio e non va bene. Quindi questo è un impasto che non viene utilizzato. Era per oggi far vedere. Io invece ho fatto quello coperto, perché cosa ho fatto? Come al solito, ho pesato, poi ho messo la mia pasta nel contenitore, anche qua leggermente unto in alluminio. Vedi che qua invece l'abbiamo coperto, perché qui bisogna prestare attenzione. Guarda, questo è molto morbido e questo ha la pellicina. Sempre con i polpastrelli vado a schiacciare finché raggiungo. Quello era il mio lavoro. Di solito lo facevi fare a me. Di solito lo facevo a me. Bene, ti permetto di farlo. Ok. Ho fatto il top. Quando ho fatto questa operazione qua, devo ricoprire ancora, sì, e far lievitare anche qua fino al raddoppio. Poi si va in cottura e questo è il risultato finale. Wow. Ok. Questa è la nostra focaccia, senti, molto morbida. Allora, adesso andremo a tagliare le listarelle. Se hai un tagliere, un coltello. Certo, qui nella cucina del Becker non dovrebbe mai mancare nulla. Allora, vedi, Fabrizio, andiamo a tagliare le nostre listarelle. E praticamente. E senti che sono molto soffici, vedete anche a casa la consistenza e anche l'alveolatura. Che sarebbero le forature? Esatto, esatto. Vedi che è completamente diversa da quelle degli altri giorni. Certo, guardate. Spettacolare. Però Ezio, tu hai tagliato queste fettine, sì, di focaccia, di pane meraviglioso, però ho visto che qui alle nostre spalle c'è già qualcosa di pronto. Questo è un trucchetto, tra virgolette. Cos'è? Questa è la consistenza morbida, ma io posso anche renderla croccante, tostando questa fettina. Così anche nel piatto che possiamo fare abbiamo due tipi di consistenze, morbida e croccante, ma abbiamo anche un'altra cosa fondamentale. Siccome non si scarta mai niente, se faccio qualche focaccia in più, taglio, tosto e mettendola nei sacchetti chiusi per una settimana ci può durare ed è pronta per farci la colazione o l'accompagnamento di quello che vogliamo. Magnifico. Guardate,
le nostre fettine di focaccia tostate. Perciò ecco, le consistenze, guarda, senti, cambiano completamente. Bellissimo. Allora, io inizio con il pesto, li adagio qui, mi sfilacci in questo modo e vado a fare questo lavoro. Ci metto giusto una spolverata sopra, proprio leggera leggera. Un filo d'olio d'oliva, vado a mettere due pezzettini di questo formaggio erborinato che ha una grande tradizione anche qui in Veneto. Una fettina croccante per accompagnare e quella morbida per fare la scarpetta. Eccolo là. Ezio, sicuramente non è un piatto canonico, è un po' così, può sembrare un po' estemporaneo, ma invece ha una sua logica, perché innanzitutto riproduce il tricolore e poi porta un altro messaggio questo piatto, quello della convivialità. Quindi, come sempre, vi ricordo che chiunque può essere bravo in cucina, purché ci metta passione. Parola del Becker è di Ezio Marinato. Ci vediamo alla prossima. Ciao.